La ripartenza nell'anno nuovo era venuta di slancio per il Ravenna, protagonista del sacco di Pistoia, grazie alla rete di Diallo e alla doppietta di Sabatani. Ma altrettanto si poteva dire anche a proposito del Prato, che era riuscito ad avere ragione del Carpi nel big match del Lungo Bisenzio. Morale della favola, la sfida di oggi alla Benelli nasceva sotto i migliori auspici per le due formazioni, ma soprattutto per il Ravenna, subito pimpanti in attacco con questa palla scaricata da Diallo a beneficio di Alduci, conclusione salvata dal portiere Ricco. Dall'altra parte proteste del Carpi per un possibile rigore, contatto che sembra piuttosto flebile, direttore di gara ben posizionato, tutto regolare, si resta dunque sul punteggio di 0-0, si resta però con Ravenna in attacco, crossa che arriva dalla destra, velo di Diallo, ancora Alduci, conclusione che sbatte su un compagno, salvataggio del portiere, palo, incredibile occasione per il Ravenna, Campagna prende il palo, incredibile in questa circostanza, Prato che gestisce il pallone in area di rigore e per poco non la combina grossa col portiere Ricco, che si prende un rischio enorme, proprio Campagna rischiava di realizzare il vantaggio del Ravenna. Poi Diallo, lo vediamo alla 42esimo minuto, letteralmente domina la scena, vince la marcatura di due avversari, scavalca il portiere Ricco con un pallonetto, porta avanti ancora il Ravenna, la sua terza rete in quattro presenze, insomma un fattore incredibile per questo girone di ritorno del Ravenna. I tifosi sono tornati assolutamente e presenti quest'oggi al Benelli per un match tra l'altro molto atteso proprio dai sostenitori, vista la rivalità in corso anche con gli ultra del Prato. Andiamo allora con le immagini nel corso della ripresa, siamo al 18esimo minuto con questo tiro scaricato dalla distanza, la risposta del portiere, ma ormai c'è solo una squadra in campo, è il Ravenna con questa punizione pericolosissima effettuata da Rapai, la risposta del portiere, ancora in attacco il Ravenna che ci prova con il pallone che però viene allontanato, corner per il Ravenna, la deviazione sembra vincente, non è così, Campagna quest'oggi ha inseguito in tutti i modi possibili il gol che si sarebbe meritato per quanto visto. Manovra invece in questo caso Gargiulo, il pallone scaricato, poi la possibilità per Sadek, tiro deviato e pallone che viene controllato sul fondo da Cordaro. Ruba palla qui alla grande il Ravenna con Rapai, lancio profondo e si apre un'autentica prateria per il Ravenna che vuole chiudere il match e trova il 2-0. Sabatani, ancora lui, ancora protagonista, il numero 9 e il Ravenna che comanda le operazioni e a questo punto gioca sul velluto, sulla sinistra la possibilità per Variale che entra in area di rigore a tu per tu col portiere, mette al centro il cross, conclusione deviata, quella di Marino, il 3-0 che si concretizza a 10 minuti dal termine e a questo punto spalanca letteralmente le frontiere per il Ravenna per la festa che prosegue letteralmente sotto misura, deviazione di Pavesi. Il poker del Ravenna, il dominio assoluto esercitato sul Prato e fino ad ora anche sul girone D di Serie D. Splendida questa immagine, l'abbraccio collettivo dei giocatori con il proprio pubblico, poi ancora il Ravenna a cercare la via del gol, la cinquina, salva tutto il portiere, altra chance per Sabatani, niente da fare per la squadra giallorossa che comunque aveva già ampiamente messo al riparo il punteggio sul 4-0, dominio autentico per il Ravenna e vittoria meritata, pesantissima, 4-0 contro il Prato.